Pino San Marco, siamo qui al mercato di Piazza 24 Maggio, il Comune vi sta convocando in questi giorni, accetterete le convocazioni, accetterete quanto vi sta chiedendo il Comune di spostarvi? Convocazioni le abbiamo accettate per vedere quello che ci diceva il Comune, ma non mi pare che hanno mantenuto le loro promesse, cioè ci avrebbe fatto scegliere dei posti come piaceva a noi, tutto quanto il resto, tornare ai nostri posti vecchi, hanno fatto tanto delle proposte un po' fittizie. Cioè da andare a riempire i buchi che sono rimasti giù dentro i box di San Lorenzo o altre cose limitrofe, non erano questi qui gli accordi. Fino adesso l'abbiamo rifiutato tutti quanti, la voce nostra è unica di rifiutare tutti quanti e rimanere qui, e abbiamo pure delle proposte un pochettino più accettabili. Ci hanno fatto attaccare la corrente, abbiamo fatto la domanda, siamo pronti ad attaccare la corrente, ma non si vede all'aria e non siamo noi, non lo vogliamo attaccare la corrente, noi abbiamo fatto tutti domanda, siamo pronti e aspettiamo notizie dal Comune. La voce penso che sia unica a tutti quanti. Assolutamente sì. Tutti propensi. Quindi voi chiedete di rimanere qui? Sì. Non ha le condizioni loro giù, noi le condizioni le abbiamo dettate già tempo fa. Rientro nei nostri box come era una volta, col mercato come era una volta, tutto al suo posto, e allora si può ragionare. Come vogliono loro, no. Non c'è sta più il fascismo. Penso che è una cosa più tranquilla. Cioè qui lavoriamo, non è che dobbiamo passare tempo. Mangiamo. Quindi volete sentirvi rispettati, insomma, che volete pensare solamente a lavorare e a portare avanti questo mestiere? Come tutti gli esseri umani, né di più né di meno, anzi, meno rotture delle scatole ci abbiamo e meglio è. Non abbiamo mai chiesto niente, non ci hanno mai dato niente, al contrario di qualcun altro. Siamo partiti da soli. Siamo zitti, buoni. Perché questa rottura di scatole? Diciamo che non ci sono location adeguate per far fronte alle nostre esigenze, quindi al momento rimaniamo qua. Poi quando offriranno una sistemazione degna, siamo anche propensi a spostarci. Qui c'è gente, ripeto, qui ha pagato i box, chi 100 milioni, chi 50 milioni ai tempi, ma pagati di saccoccia nostra. E tornare in mezzo alla strada a pagare un affitto al Comune di roba che noi avevamo, adesso non abbiamo più, non mi pare il caso proprio.